Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi andiamo a scoprire un nuovo pezzo estetico per la mia macchina e insomma pure questo d'imballo è bello grande e dentro ci sarà una cosa molto figa e che andrà a rendere molto più tuning la mia macchina. E il pezzo deriva, è un prodotto della Cadamuro Design, che ringrazio tanto per la produzione di questo pezzo veramente fantastico. E quindi niente, io direi intro e vediamo subito cosa ci sta qui dentro. Ok ragazzi, allora cominciamo con l'apertura di questo pacco. L'ho dovuto aprire un po' perché era veramente imballato benissimo e ho fatto fatica ad aprirlo, non riuscivo a capire nemmeno da dove si aprisse, ecco. Comunque, la prima cosa che andiamo a trovare è il foglio, lo faccio vedere bene da qui, vediamo un po', è il foglio di omologazione del pezzo. E inoltre ci sta anche un foglio con le istruzioni di montaggio, che però nel mio caso diciamo che non mi interessano, in quanto devo fare un lavoro molto diverso. Quindi queste le appoggiamo e le mettiamo da parte e vediamo cosa c'è qui dentro. Ok ragazzi, questo è il pezzo, forse alcuni di voi hanno già capito dov'è che va, in caso per chi non l'avesse capito, ora vi faccio vedere subito in quale parte della macchina va montato. Ok. Come potete vedere si monta praticamente sulla parte bassa dello sportellone. Adesso non fate caso alla macchina che è veramente zozza perché ha piovuto, e quindi nel mio caso andrà fatto un lavoro molto particolare, però diciamo che nella norma questo si può incollare, ovviamente dopo aver fatto i vari ritocchi del caso e dopo averlo fatto verniciare dello stesso colore della carrozzeria, si va ad applicare sul baule senza fare ulteriori modifiche. Però nel mio caso andrò a fare un lavoro un po' particolare, ovvero andrò a farlo resinare con il baule e farò resinare pure lo spoiler superiore, e diventerà praticamente tutto un pezzo unico, tutto verniciato di grigio, perché voglio fare un lavoro veramente pulito e che venga perfetto. E come potete notare, cioè, è veramente fantastico. Magari adesso da questa inquadratura non si nota molto, o più che altro è bianco, quindi può essere pure che all'occhio non è perfetto, però io vi assicuro che una volta che è diventato tutto un pezzo con il baule verrà un lavoro fantastico. Inoltre volevo spendere due parole per il pezzo, che come avete visto è in vetroresina e sembra molto molto buono comunque come pezzo, fatto molto bene, ritagliato molto bene, già ci sta una mano di primer, però comunque sia io vi consiglio di provarlo sul baule, nel mio caso l'ho provato e è perfetto, quindi non ci stanno da fare vari ritocchi, però in ogni caso il carrozziere provvederà a fare i lavori del caso. Ovviamente ragazzi, se lo andiamo a resinare con il baule, penso che l'omologazione non valga più, però insomma sappiamo com'è l'Italia, questa non è una vera e propria omologazione, questa è una certificazione che ci dice che il pezzo è sicuro, è a prova di impatto e cose del genere. Quindi finché la modifica non è riportata al libretto, qualsiasi modifica fatta alla macchina non è valida e non è omologata, quindi diffidate
da chi vi dice che il pezzo è omologato, no, sono semplicemente delle certificazioni che il pezzo che state per montare è stato testato e è un pezzo valido che quindi può essere riportato sulla macchina per poi fare la omologazione al libretto. Quindi ragazzi, spero che questo pezzo vi piaccia e che sul lavoro nel prossimo video vi piaccia ancora di più il risultato. Spolliciate, commentate, vi lascio il link in descrizione del pezzo. Ringrazio ancora la Catamuro Design per questo video. È tutto, seguitemi su Instagram, su YouTube, su Facebook. Ciao a tutti ragazzi. GoPro, arresta video.